Ricordi che ti avevo detto che se non avessi guardato gli acquisti fumettosi ti avrei lasciato andare? Sì, l'hai detto! E allora vai! Ciao a tutti ragazzi, ma bentornati sul canale. Una delle poche sicurezze della mia vita in questo momento è che è domenica, sono le 14 e sono gli acquisti fumettosi, gli unici veri e soli acquisti fumettosi. È perché qui ho visto che qualcuno ha fatto gli acquisti fumettosi. No, che non è che io ho il copyright sugli acquisti fumettosi, però insomma ci sono tanti modi per chiamare gli acquisti dei fumetti. Mi aveva incuriosito questa cosa, ma prego, fate pure. Allora, siamo qui di nuovo. Intanto vi volevo ringraziare, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, ma vi volevo ringraziare perché il video più difficile e più importante del canale che ho fatto e che è uscito venerdì, 2 giorni fa, praticamente, perché io sto già, voi lo vedete questo, lo vedete domenica, ma io lo sto girando sabato, quindi in poco più di 24 ore ha fatto 3000 visualizzazioni, è stato condiviso da gente che non conosco, è stato postato su gruppi dei quali non faccio parte, quindi vuol dire che avete capito il senso di quel video, l'avete apprezzato ed è un modo anche per starmi vicino, quello di visualizzarlo. Mi avete scritto in tantissimi nei commenti sotto, mi avete scritto in privato, mi avete contattato, mi avete messaggiato su tutti i social, quindi io vi ringrazio enormemente dal profondo del cuore, perché avete dimostrato un affetto nei miei confronti che già sapevo, ma che avete amplificato, visto che il disagio in questo momento mio è amplificato e voi di contro avete amplificato il vostro affetto nei miei confronti, quindi grazie. Se qualcuno non l'avesse visto, andatelo a vedere, diffondetelo, condividetelo se vi va, perché è un messaggio importante non per me ma per tutte le 240 famiglie che stanno perdendo il lavoro e per tutte le milioni di persone che non potranno più avere la gioia di assaporare, di annusare un po' di magia all'interno dei Disney Store. Vi ricordo solo qui sotto che siamo quasi a 150 iscritti, il mio secondo canale, è un progetto molto intimo e arriverà presto un'altra persona, perché avete visto dei video di una persona sola, ma arriveranno altre 2 persone che racconteranno la loro storia, quindi iscrivetevi e andate a dare un'occhiata. Poi vi ricordo www.inerd.it, www.i-nerd.it, il sito di Nerd, stanno arrivando anche i disegnatori, ragazzi, si sta creando una community Nerd enorme, è gratuito, è il primo social network per Nerd, vi potete iscrivere. Potete creare il vostro profilo, il vostro gruppo di amici, invitare amici e poi trovate anche il gruppo Telegram. Siamo 56 mi sembra in questo momento, è un gruppo fighissimo, ci sono anche disegnatori dentro, quindi è un gruppo veramente dove si parla del fumetto, delle cose nerd a 360 gradi. Allora partiamo subito, perché di roba ce n'è abbastanza anche questa settimana. Vi dico subito che il One More Thing alla fine sarà dedicato, quello dopo la sigla, sarà dedicato alle medaglie Bonelli, quindi chiuderemo il discorso delle medaglie Bonelli, ma partiamo immediatamente con il manuale delle Giovanni Marmotte numero 14, eccolo qua, e c'è anche il raccoglitore dei paper dollari, che praticamente mi sembra il raccoglitore quello vecchio. Vabbè, adesso andremo a fare anche un po' di comparison time. Andiamo marmottoni, andiamo da... Tra l'altro il raccoglitore è esattamente lo stesso dell'altra volta. Io adesso al volo così non sono riuscito a trovarlo, non sono riuscito a trovare il raccoglitore dell'altra volta, dell'altra serie, quella fatta 1 anno e mezzo fa, ma è esattamente lo stesso. Diamo prima un'occhiata al manuale dei Giovanni Marmotte, è sempre bella la copertina, se non sbaglio dovrebbe essere sempre di Ippolito. Sempre di Ippolito, non lo trovo, ma lo troverò. Tessi fa la copertina, Francesco di Ippolito, infatti. Oh, poi abbiamo questa prima storia, che bei disegni. Chi è questo qui della prima storia? Ah, ecco appunto, matite di Stefano Turconi e Roberta Zanotta Lechine. Beh ragazzi, Turconi, guardate che roba ragazzi. Tanta roba. Bello, bello, le Giovanni Marmotte per i ragazzi secondo me è veramente una bella serie, perché leggi belle storie di tutti i tempi e in più, che spettacolo pure questa di chi è? E in più impari anche cose, impari cose. Ma che belle, Giovanni Marmotte e i palloni di Berlino. Aspetta.
Palloni su Berlino, disegni di Miguel Fernandez Martinez. Bella, guardate che tavoli, ragazzi. Ma che spettacolo! Porca miseria! Bello, bello, bello. Complimenti. Bello. Allora, andiamo ad aprire l'album che, ripeto, mi supporterà magari Nick o Mike, che sono i due esperti di Topolino. Io ne so, insomma, però loro proprio sono gli espertoni di Topolino, che secondo me l'album dei Paper Dollari è esattamente lo stesso. Fino a qui avevamo trovato questi tre, quindi li andiamo ad inserire all'interno del, sempre che ci si riesca, eccoli qua. Che l'altro io non sono riuscito a finirlo perché i Paper Dollari erano sparsi per 734.288 testate, e quindi alla fine io poi alcuni non è posso spendere 10 euro per recuperare un Paper Dollaro, e quindi è rimasto incompleto. Questo è la prima pagina, dopodiché questa dove si entra da qui, dopodiché inseriamo anche questo e vediamo se continuano solo su questa testata. Questa dovremmo finirla, insomma, ragazzi, questa serie di Paper Dollari. E con questa spumeggiante copertina del numero 3418, eccolo qua, la copertina mi sembra che sia di D'Ippolito. Ho detto una cavolata? No, ho detto giusto, Francesco D'Ippolito, signori. Bellina, bellina, molto fluo questa copertina, molto fluo. Ed eccoci qui con appunto il Topolino, andiamo a vedere chi era Tira Paperopoli. Però hanno mai detto che l'ozio e la noia stimolano la fantasia, l'immaginazione e la creatività? Non so se sia vero o meno, ma non voglio avere il rimpianto di non aver provato in tutti i modi a verificare questa affermazione. E mi sembra anche giusto. E mi sembra anche giusto. Allora, abbiamo subito, immediatamente Zio Paperone e la 24 ore di Paperopoli, terza puntata, sempre Alessandro Sisti e Marco Ferracina ai disegni. Prosegue la 24 ore di Paperopoli. Topolino Extra, area 15, l'abbiamo già visto, acquistato, eccetera, eccetera. Dopodiché abbiamo Dlindlo Mini Prêt-à-Porter, splendide in piscina. Attenzione, soggetto e sceneggiatura Valentina Caverini, Marco Mazzarello ai disegni. Eccola qua. Alcune tavole sono molto molto carine. Poi abbiamo Mini Prêt-à-Porter, seconda parte, scusate. Non mi ero accorto fosse in due parti, quindi una bella storia lunga, insomma, perché per dividerla in due parti, una bella storia lunga. Una bella storia lunga. Poi abbiamo Il viaggio del dollaro d'argento, quarto episodio, tappa nella giungla, Gabriele Panini, soggetto e sceneggiatura, Alessandro Gottardo. Bravissimo Alessandro Gottardo ai disegni. Guardate che tavole, che spettacolo. Mi piacciono quando sono così ricche. Poi abbiamo Rocker Duck e lo scontento miliardario, soggetto e sceneggiatura di Pier Giuseppe, dove hai visto Luigi? Pier Giuseppe Giunta, Lucio Leoni ai disegni. Mi sembra che qui Lucio Leoni abbia tirato fuori gli artigli. Vabbè. Dopodiché abbiamo Paperino e la locanda del quadrifoglio, soggetto e sceneggiatura Carlo Panaro, altro amico del canale, trovate il Tre Chiacchiere con lui nella playlist Tre Chiacchiere, e disegni di Valerio Held, altro amico del canale, del quale trovate il Tre Chiacchiere nella playlist Tre Chiacchiere con VIP. Eccolo qua, bellissime le tavole di Valerio Held. Dopodiché abbiamo ancora extra, voglio dare un'occhiata, eccola qui, alla bellissima, c'è il Paverinic Gold, interessante. Dopodiché l'occhiata alla copertina del prossimo numero, e poi l'ultima mini storia che è Tempo di pulizie, l'idea grande, l'idea geniale. Oggi non ci azzecco, ragazzi, che dobbiamo fare? Riccardo Secchi e Luca Bonardi. E poi l'ultimo Dylan Dog, il numero 417, l'ora del giudizio, con la medaglia di Groucho, Mr. Groucho. Allora, togliamo la moneta, ma la moneta la andiamo a sistemare e vedere alla fine nel One More Thing. Andiamo ad aprire questo Dylan Dog. Sapete che io ho smesso al 400 di comprare Dylan Dog perché non condivido la linea editoriale di Dylan Dog, che la piega che ha preso. Ho preso solo questi numeri perché avevano le medaglie. Qui abbiamo la copertina di Gigi Cavenago, ma la cosa che mi interessava tantissimo è che i disegni sono del mitico Stano. I disegni sono del mitico Stano.
e quindi insomma già questo vale, già questo vale. Ragazzi, stano spettacolo, spettacolo. Vi faccio vedere Sally, la copertina del prossimo numero, che sarà in edicola dal 30 di giugno. Abbiamo il numero 21 di Naruto Color, un anno usata, perché questo Naruto Color è bellissimo e c'ha anche un profumo incredibile. E diamogli un'occhiatina a questo Naruto Color, che è sempre una gioia per gli occhi e per le narici. Sentite come profuma? Ah no, voi non lo potete sentire. Mamma mia come profuma Naruto Color. E in Giappone si dice così, ragazzi. Voi lo so che non siete avvezzi, guardate che flash, che splash. Lo so che non siete avvezzi, questo è tutto in celeste, è il prossimo numero. One Piece arriva a 74, ragazzi, 74, e le copertine diventano sempre più belle. Sì, meritano sempre, le copertine di One Piece meritano tanto che infatti ne fanno una copertina, ma anche i disegni meritano assolutamente. E quindi noi un'occhiata gliela diamo sempre. Gliela diamo sempre, poi questo lo poggiamo qui. Andiamo a riprendere il nostro album delle cartoline. Lo andiamo ad aprire, ormai veramente è pienissimo, è veramente corposo. E andiamo a inserire la cartolina di questa settimana. Guardate quante, ragazzi, guardate che spettacolo. Bello, bello, bello. Ci dovrò fare un mini video su questa cosa. Abbiamo anche il numero 7 di Braccio di Ferro, della serie I protagonisti del fumetto. Bello, 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 bello. E continua, continua proprio. Mamma mia quanto è bello Braccio di Ferro in questa versione bonellide. Ragazzi, Braccio di Ferro poi per i vecchietti come me è tanta roba. Insomma, poi vederlo, vederlo in questa grandezza di tavole è splendido, ragazzi. Splendido. Eccolo qua, guardate che roba. Questo perché al contrario? Non lo so, c'era una storia che lo prevedeva al contrario. Insomma, mi piace questa serie di Braccio di Ferro. Tanta, tanta, tanta roba, e ci sarà anche un prossimo numero. E poi abbiamo il numero 1 della miniserie Missione Giove, dove credo che... sì, la copertina qui è di questa serie di Ivan Zoni, che è di Ivan Zoni... Amico del canale, ragazzi, amico del canale, perché trovate il Tre Chiacchiere con Ivan Zoni all'interno di questo canale. E quindi bellissima questa copertina di Ivan Zoni per questa miniserie. Disegni Max Bertolini e Germano Bonazzi, soggetto e sceneggiatura di Beppi Vigna. Quindi il comparto grafico è assicurato, insomma, ragazzi. Tanta roba, guardate che tavole. Guardate che tavole, guardate che tavole, tanta 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 roba. E ho notato, ho sentito, ho letto già delle polemiche su questo numero, ho letto già delle polemiche su veridicità storiche, mi sembra, insomma. Questo è un fumetto, ragazzi, magari si ispira, magari parla anche di eventi reali, ma è sempre un fumetto. E qui abbiamo Nathan Never, Missione Giove, la seconda copertina, bellissima anche questa. E il prossimo edicola, il prossimo numero sarà in edicola dal 24 di giugno. Poi abbiamo il numero 19 di Samuel Stern ed è I Sotterranei di Edimburgo. Forse la copertina che mi piace di più di tutte e 19. È quella meno incasinata, meno... Devo dire che per i miei gusti le copertine sono sempre belle, perché ragazzi vi ricordo che le copertine sono fatte a sei mani da Valerio Piccioni. E lo trovate nel Tre Chiacchiere. Maurizio Di Vincenzo, ci sto lavorando. Emiliano Tanzillo, lo trovate sempre nel Tre Chiacchiere. Questo numero porta i disegni di Antonio Mlinaric, soggetto e sceneggiatura Filadoro Fumasoli Savegnago. E devo dire che sono sempre bellissime le copertine di Samuel Stern, però ogni tanto un po' troppo confusionari, ma perché io sono un po' anziano, insomma. Quindi invece questa mi piace veramente tanto, questa mi piace veramente tanto. E devo dire che ragazzi, anche i disegni di questo albo sono veramente intriganti, veramente intriganti. Sì, veramente intriganti. E poi abbiamo il prossimo numero, La Casa dei Sospiri,
che sarà in edicola prima o poi, dal 30 giugno, prima non lo trovavo. E con questo numero 24 si chiude Outcast. Io l'ho preso perché, ragazzi, l'allergia mi sta uccidendo. L'ho preso perché? Perché ho i primi 8, poi ho preso 23 e 24, perché tanto per chiuderla dovrò prima o poi andarli a recuperare. Quindi finalmente sono usciti 23 e 24 che chiudono la serie, e quindi intanto li ho presi, e poi li metto lì piano piano, colmerò il gap in mezzo. Ragazzi, questo vi faccio dare un'occhiata perché non lo voglio spoilerare a voi, è l'ultimo, chiude la serie, non lo voglio spoilerare a voi, non me lo voglio spoilerare a me quando ci arriverò, quindi un'occhiata veloce. E poi c'ha tanto grande compartimento di extra, un po' di pubblicità, come giusto che ci sia, e insomma tanta roba per questa chiusura. Per questa chiusura, se non vado errato, perché ancora non l'ho letto, ed eccoci qua, dopo The Walking Dead, siamo arrivati all'attesissimo finale di Outcast. Eh sì, eccolo qua. Quindi, qui si chiude la fusione, parte 3 di 3, si chiude Outcast di Kirkman. Passiamo ai gigantoni con il numero 120, tondo tondo, di Capitan Miggy, e questa bellissima copertina, e abbiamo i due messicani. Devo dire che questa copertina di Capitan Miggy è veramente, veramente bella. Ai disegni abbiamo di nuovo Bignotti, quindi un altro grandissimo talento che si è cimentato con Capitan Miggy. Ricordiamo che lo troveremo anche in un altro albo, perché Bignotti disegnava anche Mister No, e quindi un bel Capitan Miggy disegnato da Bignotti, quindi tanta roba, ragazzi, tanta roba ragazzi, bello davvero. Il comandante Mark fa numero 50, eccolo qua, un'annusatina anche al comandante Mark, e abbiamo l'isola dei dannati. Me la ricordo questa copertina, e qui il mio preferito, il comandante Mark, eccolo qua, vi faccio ammirare le tavole di Mark, belle, guardate, bellissimo Mark. Mark mi piace un sacco. Qui abbiamo ancora un racconto, quindi anche un bel comparto extra. Il prossimo numero sarà Operazione Rabbit e sarà in edicola dal 1 di giugno. Bug Danny arriva al numero 16, eccolo qua. Non so, mi sembra più cicciotto questa volta, mi sembrano più pagine, mi sembra più corposo questo numero di Bug Danny. Devo dire che le ultime due o tre copertine di Bug Danny mi sono piaciute veramente, veramente tanto. La vendetta dei figli del cielo, eccolo qua. Che tavole, ragazzi, che splendore. Che queste storie però graficamente mi sembrano più vecchie di quelle dei primi numeri, perché l'ordine non è stato cronologico, ma c'era scritto al primo numero quando è uscito, e quindi queste secondo me sono le storie un pochino più vecchie. Guardate che spettacolo la copertina a tutta pagina, spettacolo. E poi abbiamo l'anteprima del prossimo numero, che sarà Negli artigli del drago nero, in edicola dal 4 di giugno. Il mitico Mister No arriva al numero 31, eccolo qua. 31, che bello, madonna mia, che bello, grande così. Che spettacolo, ragazzi. Ed eccolo qui il mio amore, ragazzi, Mister No. E anche lui, come vi dicevo, disegnato da Bignotti. Tanta roba, ragazzi. Se vi siete persi il Tre Chiacchiere con Diso, che ha superato le 1000 visualizzazioni, tanta roba. Roberto Diso a casa sua, ragazzi, nel suo studio, e ci ha raccontato la sua vita, le sue avventure, le sue emozioni. E poi due giorni dopo trovate a casa di Roberto Diso lo speciale sul Tre Chiacchiere numero 100, dove ci saranno aneddoti, curiosità, ci farà vedere le tavole, insomma tanta roba. I Cacciatori di Testa sarà il numero 32, in edicola dal 3 di giugno. E chiudiamo con il numero 7 di DC Legends, supereroi eccetera eccetera, con Batman, il ritorno del Cavaliere Oscuro, eccolo qua. Bella questa serie, mi piace molto anche e soprattutto la carta. Con questa seconda parte si chiude Batman, il ritorno del Cavaliere Oscuro, e quindi andiamo a vedere un po' di tavole. Ovviamente Frank Miller, ecco qua. Insomma, ragazzi, chi ama Batman sta vedendo cose che conosce a memoria, chi non lo ama lo amerà. E qui un sacco di comparti, comparto extra nutritissimo. Il prossimo numero sarà dedicato alla Justice League
origini. Ed eccoci qui ragazzi, non ve ne andate che sistemiamo le medaglie, vediamo quali sono uscite, quali è, aggiungiamo, facciamo un assunto finale sulle medaglie e degli 80 anni della Bonelli. Spero che vi siate divertiti, spero che vi sia piaciuto, spero che... Ah ragazzi, ma ieri avete visto? Ragazzi, ieri è uscito il Tre Chiacchiere con Rodolfo Torti. Ragazzi, il Tre Chiacchiere con Rodolfo Torti, lui è un mostro del fumetto, a parte il disegnato di Dylan Dog, Tex, ha disegnato tantissime serie, ma è un pittore di fama internazionale, un artista incredibile, incredibile. E, non, e rimanete sempre sintonizzati con i Tre Chiacchiere perché martedì uscirà un Tre Chiacchiere un po' a luci rosse. Poi scoprirete perché martedì. Ok ragazzi, condividete, mettete mi piace, iscrivetevi, fate tutto ciò che il suo cuore desidera. Ma soprattutto ricordate sempre che io sono Manuel, questi 8 bit e siete sul canale più nerd di YouTube. Ragazzi, eccoci qui nel One More Thing. Se non siete andati via, stiamo per chiudere la storia delle medaglie degli 80 anni di Sergio Bonelli. Eccola qui. Che cosa possiamo dire alla fine di questa cosa? Che il cofanetto si poteva fare un po' meglio, perché se fai così le monete appunto se ne vengono via, le monete se ne vengono via. Quindi diciamo che il cofanetto non è stato fatto proprio un po' leggerino, un po' così, però era la prima volta che lo facevano, secondo me un po' di inesperienza. Eccolo qua, guardate, vedete, si sollevano gli angoli, insomma non è proprio il massimo il cofanetto, soprattutto perché per raccoglierle tutte mi hai fatto spendere un capitale, ragazzi, mi ha fatto spendere un capitale, perché sono, guardate quante testate, quindi è tanta roba, e quindi magari meritava un cofanetto migliore. Questa è la medaglia di Groucho, eccolo qua. Vediamo dov'è Dylan, vediamo dov'è Dylan, voi l'avrete già visto, eccolo qua Dylan, quindi mettiamo questi due, li spostiamo qui affinché Dylan e Groucho siano vicini, eccoli qua. Quindi ultimata, finita, le medaglie sono molto carine, l'iniziativa io l'ho fatta, vi ho già detto all'inizio che non mi piace quando io devo comprare delle cose che non è, tu sparpagli i pezzi di un'iniziativa su delle tantissime testate, io poi devo comprarle tutte, ma una gliel'ho concessa alla Bonelli perché sono gli 80 anni. Se faranno un'altra iniziativa dove un gadget, una raccolta sarà sparpagliata per tutte le testate, io dovrò comprare anche le testate che non compro, non la farò, ve lo dico subito, non la farò. Per gli 80 anni l'ho fatto, per il resto non la farò. Devo dire che il colpo d'occhio è veramente molto bello, eccolo qua, il colpo d'occhio è veramente molto bello, il cofanetto adesso pesa un pochino perché ci sono tutte le medaglie, e insomma ripeto, le medaglie carine, per quanto riguarda il cofanetto rimandati a settembre, perché insomma si poteva fare di meglio. Guardate anche qui la carta è mezza scollata, pure qui è mezzo, insomma non è proprio il massimo della vita, e le medaglie poi nella maggior parte dei casi si staccano e vengono via, quindi non lo puoi neanche girare perché se lo capovolgi ti si staccano tutte. Però insomma, prima iniziativa, ecco per esempio se io questo lo giro così, guardate, guardate, vi faccio vedere una cosa, guardate, avete capito che cosa intendo? Insomma, un prodotto che mi hai fatto spendere una tonnellata di moneta, adesso ragazzi le metto come capitano perché non me posso mettere a rimettere tutto, quindi la sistemate, ma volevo farvi vedere, ci tenevo a farvi vedere questa cosa perché secondo me è un prodotto di qualità, e tu mi fai spendere un sacco di soldi in monete per completarla tutta, non è possibile che se mi si inclina mi escono tutte e magari cadono per terra, si graffiano eccetera eccetera. Quindi dovevano fare un pochino meglio questo raccoglitore. L'abbiamo finito, ciao Bonelli.